Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo episodio della serie TV Box Android Guida all'acquisto. La settimana precedente ci eravamo lasciati dicendo che un TV Box Android, per essere definito tale, doveva avere come sistema operativo per l'appunto Android, non facendo alcuna differenza se Android puro oppure Android TV. Ovviamente però delle differenze tra questi due OS esistono e si sentono nell'utilizzo del box. Entrambi i sistemi hanno dei vantaggi e degli svantaggi che potrebbero renderli più adatti ad un tipo di utilizzatore piuttosto che ad un altro, dipendendo la scelta da quello che poi effettivamente sarà l'uso del box. Solo in questo modo ogni utilizzatore potrà scegliere il sistema operativo a lui più congeniale, ma per farlo bisogna naturalmente prima avere ben chiare quali sono le differenze e i possibili utilizzi tra i due OS. Come tutti voi sapete, Android come sistema operativo è nato per essere usato su dispositivi che supportano il touchscreen e poi solo successivamente a qualcuno è venuto l'idea di installarlo su una di queste scatolette e sono nati così i TV Box Android. Naturalmente però l'esperienza in termini di utilizzo non può essere uguale sia su uno schermo touch che su una televisione, perché non tutte le applicazioni che sono disponibili sul Play Store possono essere utilizzate con un controller esterno. Controller che può essere sia il telecomando ad infrarossi, sia una mini tastiera, ma anche un gamepad. Per questo motivo Google ha creato una versione ad hoc del suo sistema operativo, chiamata per l'appunto Android TV, che ha un'interfaccia che si presta bene ad essere utilizzata con un telecomando, garantendo così un'estrema semplicità di utilizzo. E a questo sistema operativo ha abbinato un Play Store, diciamo così, ridotto, da dove è possibile installare delle applicazioni che sono state pensate e sviluppate per essere utilizzate con la televisione. Per cui le prime due grosse differenze sono proprio l'accesso al Play Store, che è completo nei TV Box con Android puro, e la semplicità di utilizzo tipica dei sistemi Android TV. Semplicità che però, come sempre succede, comporta dei limiti, primo fra tutti una ridotta possibilità di personalizzazione. A partire dalle applicazioni che troviamo sul Play Store, che come ho già detto sono solamente quelle progettate per la TV. Naturalmente si possono installare anche altre applicazioni, però bisogna partire dalle APK e poi utilizzare delle app particolari per personalizzare la home screen. E così viene meno una delle caratteristiche principali di Android TV, che è proprio la semplicità di utilizzo. Un classico esempio di questo aspetto sono i browser internet, che tutti noi utilizziamo normalmente, ma che non sono compatibili con Android TV se non appunto ricorrendo all'APK. All'opposto invece nei TV Box con Android puro avremo un'esperienza che si avvicina di più a quella di un tablet o di uno smartphone, infatti avremo a disposizione l'intero Play Store, potremo personalizzare completamente l'interfaccia installando contemporaneamente launcher alternativi rispetto all'originale, che in alcuni casi potrebbero richiamare maggiormente la home screen per l'appunto di uno smartphone o di un tablet, ed in alcuni casi invece la home di Android TV, e scegliere quale launcher utilizzare in base a cosa vogliamo fare in quel determinato momento con il TV Box. Potremmo usare delle app di key mapping per simulare il touchscreen con alcuni giochi che non sono compatibili con i gamepad, in modo da ampliare le possibilità di utilizzo. Potremmo installare, se vogliamo, anche le app per Android TV ed avere quindi un'esperienza simile a quest'ultimo. Potremmo navigare con più facilità in internet, il tutto con una semplicità di utilizzo che si mantiene comunque sempre buona. Per cui alla fin fine, se pensate che il vostro utilizzo sia, se vogliamo dire così, più basico, limitato, ma al contempo se volete anche una maggiore semplicità, allora probabilmente la scelta migliore è Android TV. Se all'opposto invece pensate di utilizzare il box in modo più completo, comprendendo anche la navigazione in internet e l'utilizzo di un maggior numero di applicazioni, allora la scelta migliore è sicuramente la versione completa di Android. Fatemi sapere nei commenti se condividete o meno quello che è il mio punto di vista sulle differenze tra i due sistemi operativi, tenendo presente che queste differenze si riflettono anche nel numero di dispositivi disponibili sul mercato, che sono solamente due con Android TV, Nvidia Shield e il Mi Box 3 di Xiaomi, mentre con la versione completa di Android ne abbiamo per tutti i gusti e di molti di questi trovate la recensione qui sul canale, e che tra i due gruppi però più spostata verso Android TV si colloca la Amazon Fire TV Stick. Per maggiori informazioni vi lascio come al solito i link qui sotto in descrizione, dove trovate anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e per iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo episodio, ciao da Gianni!